Mi sono trasformata in una sirena. Ma lo divento soltanto quando sono a contatto con l'acqua. Vuoi tornare alla normalità? Dovete recarvi in via della Conchiglia di Sabbia. È una casa! Dobbiamo superare delle prove marine. Dovrete stare sott'acqua per almeno un minuto. Sono i 3, 2, 1, ok, esci! Buongiorno Team Trote, come potete vedere oggi sono sotto copertura. Perché ho intenzione di fare uno scherzo a Sofì. Come sapete sono un maestro del travestimento, infatti. Ok, mi devo mimetizzare tra la vegetazione. Ok, ci sono, vi spiego il piano. La nostra carciofina si è impossessata della sdraio della piscina. Guardatela, è lì che si diverte, si rilassa, sorseggia del buon tè, fa le storie, fa i musicali. E io invece niente, devo accontentarmi di quei brutti puff bianchi, scomodi e senza forma. Io le ho chiesto se potevo utilizzare la sdraio e lei mi ha detto no, te lo sogni. Quindi io adesso mi voglio vendicare e ho pensato il modo perfetto per farlo. Ma prima andiamo a scoprire cosa sta combinando di bello. Carciofina? Sì? Che stai combinando? Ti sposti? E perché mi dovrei spostare? Perché ho gli occhiali con lo specchio, mi sto facendo una foto, a un certo punto sei arrivato tu e adesso nello specchio si vede te. Ti sembra normale che nella mia foto ci sei tu che fai così? Sciosho! Scusi, signorina. Perché hai un ramo di ulivo in mano? Niente. Guarda, fammi una foto. Almeno così sei utile a qualcosa. Impegnati, mi raccomando, cerca di non venire qui nello specchio. Avete capito? Mi usa anche per fare le foto. Ok, ti faccio la foto come desideri. Facciamo così, io guardo di là. Sì. Mettiti in posa così, bene. Ok. Sì, fatta benissimo, tante foto. Ok, com'è venuta? Benissimo, guarda. Aspetta che do un'occhiata, non mi fido molto. Vediamo un attimo la luce com'è venuta. Ma ti sei fatta i Cosa? È stato uno scherzetto. Stai calmina, rilassati. Ma quel buonissimo tè che sorseggi? Ne potrei avere un pochino anche io. Certo che no, è mio. Tè alla pesca. Che bontà, molto fresco. Peccato che non posso immergermi in acqua, perché diventerei una sirena. Però vabbè, mi rilasso ugualmente qui nella mia sdraio. Cosa posso chiedere di meglio? Poi oggi c'è pure un bel venticello. Sono proprio comoda. Mi sa tanto che adesso mi faccio una bella pennichella. Sì, fai benissimo. Riposati, dormi pure. Io vado di là a giocare con i rametti di ulivo. Ok, strano, vai pure. Avete visto? Mi ha chiamato strano. Faccio una pennichella. Pi. Mia cara Sofì, ride bene chi ride ultimo. Andiamo di là che vi spiego il piano. Sì? Mi raccomando, che non ti venisse in mente di fare rumori strani. Io adesso devo dormire. Quindi tu fai riposare la principessa. Ma certamente, sua maestà altezza reale, principessa Sofì. Ciao. Ciao mio suddito, vai pure in silenzio. Ok, è tempo di entrare in azione. Aspetteremo che la nostra Sofì si addormenti nella sdraio, perché poi ho intenzione di buttarla in piscina. Sì! Con tutta la sua sdraio, col suo trono da regina. Sarà stupendo, super divertente. Certe volte mi sorprendo da quanto sono geniale e malefico. Lei finirà in acqua col suo bel tè, con tutta la sua sdraio, e si trasformerà in una sirena. Lei odia quando diventa sirena perché dice che le dà fastidio questa pinna e non avere le gambe. Sarà proprio uno tra i momenti più divertenti del nostro canale. Anzi, se ancora non l'avete fatto, dovete iscrivervi assolutamente al nostro canale e seguirci su Instagram. Ci trovate come chiocciola me contro te. Ma adesso è tempo di aspettare che la nostra Sofì si addormenti. 2 hours later. Rieccoci, Sofì si è addormentata. Guardatela. Dorme beata come un sacco di patate. Dobbiamo entrare in azione. Non abbiamo molto tempo. Andiamo. Seguitemi. Sta dormendo? Respira. Dormi, mia cara Sofì. Stai per fare un bel bagnetto. Guardate qui, ha lasciato il tè. Grazie mille, carciofina. Ma...
Buonissimo. Lo lascio qui. Ehi, sirenetta, sei pronta per trasformarti? Ci è mancato pochissimo che si svegliasse. Meglio non perdere altro tempo. Pesa un quintale. L'astraio è in posizione. Ma sei impazzito! Ma cosa hai fatto? Quello che ti meritavi, un bel bagnetto. Aiuto, sta arrivando il brivido, sta arrivando il brivido. Oh sì, lui mi ha fatto trasformare in sirena. Guardate la coda di Sofì. Io ero pronta per uscire, ho un appuntamento con le mie amiche. Adesso mi farai arrivare in ritardo, devo aspettare che la coda se ne vada. Sei sempre il solito, ma perché mi hai fatto questo scherzo? Sai come si dice? Occhio per occhio, dente per dente. Ricordi quando tu mi hai buttato in piscina? Io ero vestito elegante, pronto per andare alla festa, e tu mi hai buttato in acqua. Questa volta è toccato a me vendicarmi. Sì, ma tu non eri un sirenetto. Io sono una sirena. Lo sai che non mi va di bagnarmi. Ogni volta perdo un sacco di tempo per ritornare normale. Mi dispiace, non è colpa mia. Adesso mi devo rifare lo shampoo. Ma lo farai tu. E mi farai anche la piastra. No. Sì. Ma poi ci sono il cuscino e la tovaglia lì. Passami la maschera. Eccola, tutta tua. Adesso vedrete una vera e propria sirena che va a recuperare il tutto. Quanto mi piace nuotare così. Ma voi avevate mai visto una sirena che nuota con la maschera? È appunto una sirena. Vabbè. Ok, sono pronta, via. Anche questo. Adesso dovremmo aspettare che si asciughino loro. E mi devo asciugare anch'io. Aspetta che esco. Ok, mi metto qui e mi asciugo un po'. Ah, mia povera carciofina. Ah, l'acqua era proprio gelida. Hai fatto un gran bel bagnetto. L'acqua è proprio gelida. Hai fatto un bel bagnetto. Grazie, eh. Io ero bella tranquilla. In quella meravigliosa sdraio. Avete visto che carina, l'ho comprata ieri. Stai parlando di quella sdraio lì? Ma l'hai lasciata così, sistemala subito. Dammi un attimo. Vai pure sdraio, hai finito il tuo compito per oggi. Se la rompevi lui, veramente. Calma. Sappi che io mi vendicherò. E la vendetta sarà più amara. Dimmi una cosa amara. Il caffè. Con la mia vendetta sarà più amara del caffè amaro. Terribile. Ti improte, vedrete. Sì, come no. Ma almeno per oggi mi perdoni. Oh sì, certo, lui. Sei super perdonato. Facciamo pace. Su, via. Ok, pace. Pace. È gelida l'acqua. Scherzetto, questa era la mia prima piccola vendetta, ma ce ne saranno tante altre, non ti preoccupare. Zavè, non vale così, va bene? Gli scherzetti a tradimento non ci fanno. Ah sì, senti che parla. Eri soltanto invidioso perché io avevo una sedia bellissima mentre tu non ne avevi. Eh sì, è vero. Ma intanto colgo l'occasione ormai per farmi un bel bagnetto. Ah, nuota addosso. Prendo l'acqua e me la butto addosso. Quella canzone l'ho inventata io, il copyright. Ah, adoro la piscina, è bellissima. Però non mi bagnare. Io esco del tutto prima che questo mi butta di nuovo in piscina. Quanto è pesante. Dai su, coda, asciugati, devo uscire, sono in ritardo. Non ne vuole proprio sapere, è ancora tutto bagnata. 20 minutes later. Ecco ragazzi, finalmente mi sono asciugata, ho le gambe.
Sono felicissima. Lui, cosa stai facendo con questo tubo? Dai, torna a farti il bagno. Ah, è bellissima l'acqua. Vedi di uscire dall'acqua, c'hai un sacco di cose da fare. Non devo fare un bel niente, siamo in vacanza. Wow! Ma quale vacanza? Ma ti sei dimenticato tutto? Siamo qui per il Signores e dobbiamo superare le prove. E non sappiamo neanche se abbiamo superato la prova di ieri. E poi devi ancora sistemare tutto quello che hai messo in mezzo. Guarda, lì è ancora tutto bagnato. Il cuscino, la tovaglia, la lettera. Scusa, puoi ripetere quello che hai detto? Una lettera? Arrivo di corsa, controlliamo. È una lettera del signoresse. Sono io. Mi aspettavate? Nonostante siate comunque due falliti, vi comunico che avete superato la prova 1. Sì! Non esultate troppo. Sto già pensando ad una prova 2 impossibile. Wow, signoresse, aiuto. Non ce la farò mai. Non ritornerò mai alla normalità. Rimarrò per sempre una sirena. Uffa! Ma dai, non dire così, carciofina. Abbiamo già superato la prima prova e insieme ce la faremo a superare tutte le altre. Sì, ma ha detto che la prossima prova sarà impossibile. Nulla è impossibile. Saluto alle trote. Vieni! Signoresse, ti batteremo sicuramente anche stavolta. Ma comunque, Team Trote, l'avventura di oggi si conclude qua. Mi raccomando, lui, preparati, perché al di là del signoresse presto ci sarà la mia vendetta. Ma adesso cliccate qui davanti a Sofì per iscrivervi al nostro canale e non perdervi più nessuna delle nostre avventure. E cliccate qui sopra la testa di lui per vedere il video di ieri. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con una nuova avventura. Ciao! Ciao.